Oggi ci è venuto a trovare, così giusto per, non so se sarà la definizione esatta, un giovane youtuber, sarà contento del giovane se non altro, grazie. Jonathan Canini. Buonasera a tutti! Che insomma conoscete senz'altro, anche i nostri tecnici qua insomma, già l'hanno subito riconosciuto, grazie. Perché lui imperversa su YouTube e non solo, su tutti i social, con i video che oramai sono diventati popolarissimi. Grazie. Insomma, ha riscosso molto successo perché porti un po', come dire, proprio le caratteristiche del vernacolo di qua, direi quasi tutte le città toscane. Allora, diciamo, tanto ti ringrazio per il però ci sono alcune città toscane che purtroppo ancora non ho fatto, tipo come Siena Grosseto, Arezzo e Grosseto. Arezzo ho provato a farlo. L'Aretino però è, insomma, è abbastanza. Qual è il problema? È che io i dialetti che cerco di, i dialetti, i vernacoli che provo a reinterpretare sono bene o male dei parenti che ho nella mia famiglia. Io non ho fatto sin da subito l'aretino perché in casa mia non ho parenti da Arezzo, quindi me lo sono dovuto studiare. Ecco. Bene o male invece quegli altri, il livornese, il lucchese, il pisano, il fiorentino, ciò parenti misti in tutta la Toscana, bene o male ho ricoperto quei vernacoli. Però mi manca il grossetano e il senese. Devo trovare dei parenti anche alla lontana e me lo insegnano. Ecco. È nato tutto per caso. Prima che si iniziasse la registrazione, sì, ti volevo dire che insomma, io non ho iniziato con i toscani a fare video. Io facevo video anche da prima, no? Che il vernacolo. Tu hai iniziato intorno a 19 anni? Sì, all'incirca sì, all'incirca sì. Ho iniziato così per gioco, come succede sempre, insieme a un altro gruppo di ragazzi del mio paese. Che saluto, i piccioni spennati. Ok, perché che non sono coloro che più tardi entreranno in studio. No. Poi ognuno bene o male non fare ha preso le sue strade, perché certo, comunque si era certo giovani, è iniziato tutto per gioco appunto, però questa cosa per me, cioè ho capito che mi garbava veramente tanto e volevo che diventasse più di un hobby, per cui ho iniziato a coltivare questa passione per teatro, cinema e cabaret, diciamo. Certo. E ho avuto l'esperienza di O quanta fila c'era, che è il primo lungometraggio autoprodotto insieme a Jacopo Galli, che saluto, ciao Jacopo, che mi ha dato una mano a realizzarlo. Successivamente un'altra esperienza, si chiama Santa Maria a Monte, un giornalista di troppo, un docufilm su Santa Maria a Monte, che è un paesino dove stiamo noi, non certo, so se lo conosci. Certo, e ci conosco sì, certo. Esatto, un docufilm su Santa Maria a Monte, dopodiché la scuola di cinema. Vado alla scuola di cinema a Firenze, dove ci insegnano molta tecnica. Dopo la scuola, non lo so, ero un po' demoralizzato, forse Fiorigi, perché uscivo da una scuola a 22 anni, insomma. 22. Da quale scuola parli? Di Scuola Nazionale di Cinema Indipendente a Firenze. Ok, che ne sei uscito scoraggiato perché? Perché mi sembrava di non aver realizzato niente, sì, avevo tanta conoscenza, tanta. Nel senso, rispetto a quella che avevo prima, sì, ne avevo molta di più, però non riuscivo a metterla in pratica perché comunque è un mestiere che serve tanti soldi anche per comprarsi le attrezzature, certo, no? Cioè, quindi ero veramente scoraggiato. Avevo in mente, da un'idea di qualche anno fa, l'idea di mettere insieme tutti i vernacoli toscani e farne, diciamo, un video unico, no? Con più, sì, personaggi. Io lo faccio, lo carico sulla mia pagina Facebook che non si considerava nessuno. Ci sono degli orari, no, dove uno dice a mezzogiorno carica un video a mezzogiorno sulle pagine perché c'è un pochino più di movimento. Traffico, sui social. Certo. Io carico questo video, il primo video che abbiamo visto, Toscani vs Toscani, alle 11 di sera. Sì. Proprio non badando assolutamente alle varie regole. Vado a letto e il problema è che la notte non dormo. Non dormo perché? Perché mi suona il telefono di continuo. Sì. Di continuo. Messaggi privati, addirittura anche due chiamate. Due chiamate, perché su la pagina c'avevo il mio numero di telefono. Cioè, che purtroppo ho dovuto cambiare perché. No, veramente. Certo. Io non me l'aspettavo una cosa del genere. Spengo il telefono, meglio, metto modalità aereo perché c'avevo la sveglia. Sì. E la mattina mi alzo e cavolo, vedo che questo video aveva fatto praticamente i numeri che non avevamo fatto tutti i miei video messi insieme. Quindi ho detto, porca miseria, ma allora anche a loro mi garba quello che mi garba a me. Dicevo, tu quindi c'è una ricerca, c'è uno studio, sì, dietro questi dialetti comunque? No, uno studio c'è,
quello sarei un bugiardo a negarlo, perché anche se bene o male la calata la posso sapere, perché comunque, come ho detto prima, ho parenti che coprono queste province, però la parolina, il detto proprio autoctono, bisogna che me lo vada proprio a cercare, perché ce ne sono talmente tanti che è difficile memorizzarseli tutti. Certo. E ogni giorno ne trovo uno nuovo, come tipo boiade, hai trovato la bua dell'orate, si dice quando praticamente hai attaccato il cappello, no? Tipo un esempio, ti sei fidanzato con una ragazza che sta bene economicamente, un tuo amico livornese potrebbe dire: boia per Luigi, ha trovato la bua dell'orate. Ecco, senti, io dicevo appunto giovane youtuber, ma in realtà poi, come dire, la popolarità ti ha portato anche a fare serate. Allora, diciamo che io ho fatto il contrario. Prima ho fatto gli spettacoli dal vivo, poi ho iniziato a prendere confidenza con la tecnologia, perché sì, io non sono per niente tecnologico, cioè a me mi garba lavorare con le mani, mi garba, certo, proprio, quindi con la tecnologia non ci vado molto d'accordo, però mi ci sono dovuto adeguare, perché comunque poi ho visto un riscontro da parte del pubblico e quindi ho detto: cavolo, qui bisogna aggiornarsi. E quindi, diciamo, il web ha rafforzato il discorso spettacoli, perché, certo, ovviamente magari avendo un seguito un pochino maggiore, molto maggiore rispetto a prima, perché veramente, per cui niente, il web mi ha aiutato a poi incrementare il numero di serate, diciamo, che abbiamo fatto. E tu, ecco, raccontaci un po', dov'è che fai serate, quali sono i luoghi dove... Allora, abbiamo due tipi di spettacolo. Sì. Lo spettacolo che portiamo in giro, diciamo, in piazza d'estate, ma anche d'inverno. Sì. E poi abbiamo Cappuccetto Rozzo, una produzione nostra. Cappuccetto Rozzo. Rozzo. Anche esso tutto in vernacolo, cioè Cappuccetto Rozzo e l'è fiorentina. Poi c'è il cacciatore, che è pisano, che va a caccia al cignale. Sì. Poi c'è il lupo, che è di Campo Gaddino, Pierluigi di Campo Gaddino. Siamo in Garfagnana. Ma alta Garfagnana. Campo Gaddino, già c'è Campo il lupo. Gaddino, tra l'altro, dove, e qui, come dire, notate la citazione, hanno girato anche un film, e con il Mio West, con Leonardo Piraccione. Sì, esatto. Sì. E poi manca l'ultimo personaggio. La nonna è livornese. Che parla con la voce fina ed è innamorata persa della sua nipotina Sharon, che sarebbe poi Cappuccetto Rozzo, ma ecco, questo poi lo vedrete, insomma, se venite a teatro. Giustamente, ormai, insomma, la tua popolarità la riscontri anche, immagino, andando a giro per le strade, la gente ti riconosce. Sì, dai, a volte capita. Ma sì, qualcuno, come dire, cioè, hai mai avuto tiratine di orecchie perché qualcuno ha detto: hai detto una parola che non è proprio come si dice noi a Lucca, non è proprio come si dice noi a Livorno? Cioè, livornesi, fiorentini, pisani, ti hanno mai ripreso perché hai un po', tra virgolette, storpiato, certo, un modo di dire? No, a volte, per strada non mi è mai capitato. A volte nei commenti può capitare: guarda, Pisa non si dice o si dice o sa, però bene o male, cioè, tutti riscontri positivi, tranne ovviamente qualche normale, sui social, cioè, qualche haters, qualche odiatore, sì, l'hai trovato? Sì, vabbè. Qualche offesa l'hai presa? Però io mi riesce dagli, ma non dagli, per amore del cielo, non gli posso dar considerazione, perché, cioè, ci sono talmente tante persone, mi vogliono bene, che sinceramente, cioè, detto tra noi, preferisco dar considerazione a loro, piuttosto, certo, che a, certo, quelli che magari offendono così a caso, senza conoscere minimamente nulla, no? Certo. Guardano quel contenuto, ma magari anche solo invidia, probabilmente, no? Dai, però, cioè, nel senso, sì, no, ma ci sta, voglia, certo, voglia, certo. Allora, andiamo a vedere un altro contributo, un altro video di Jonathan, vediamo. Accidenta a me, maledetto per giorno, de boia de se maledetto de. E che t'ha fatto? M'hanno invitato al matrimonio del cugino di una mia, della mia moglie, che un vede dalle superiori. Ma te lo conosci? Ma chi l'ha mai visto? Ma lo conosce anche la sua moglie, de. Poteva essere a palla all'aria sugli scogli, perché no? A agosto tutto incamiciato a grondà come un disperato. Oh, se vi sposate di luglio o d'agosto, io non ci vengo. Ora ti chiede a fargli il regalo. Ma fosse solo il male del regalo, de. Or vestito, la mia moglie ce n'ha 2000, no, bisogna un pelo nuovo per forza, sicché vestito nuovo alla mia moglie, vestito nuovo a me, che ha scelto lei, ovviamente. Questo matrimonio vi mi osta più della macchina. Ben via, il matrimonio tu ci devi andare vestito per benino, se ci vai un cos'è sta annottiera tu fa cagare. Bella mia annottiera invece, ma ha fatto ombra a pantaloni lunghi neri, camicia nera, gilet, giacca e coprigiacca, di sudanca a dirlo, di ci squaglio lì dentro. Lei invece si è comprato uno di quei vestitini, sai, tutto fine, con la gonnella, tutta l'aria
quella di sotto, no? Mi fa, oh, secondo me con questo viccio ho caldo, te invece, ma a me te, mi porti uno slittino, voci, ah. Poi non ho capito perché Lido Monno fa sempre o a luglio o agosto, o fateli a gennaio, porco boia. Diceva mia moglie, la Sabrina c'è rimasta male, poverina, perché l'hanno invitata. Boia, io ci sono rimasto peggio perché mi hanno invitato, invece. Sono arrivato a casa, vedo una busta nella setta della posta. Uno aspettava punti elettrici e ho detto, vai, ho preso una multa. Sicché la scarto, Igor e Valentina annunciano un gioia alle loro nozze. 10 agosto, ore 12. Boia, era meglio la multa. Insomma, questi video, va detto, grande successo a minimo prezzo, perché non costano niente, no, a produrli. Se non tempo, per tempo, tempo. Tempo e idee, diciamo, sì, tempo sì, e idee, sì, ovviamente, esatto, ci vuole esatto. La mente geniale, certo, no? Ovviamente. No, geniale, grazie, grazie. No. Vabbè, insomma, anche... Cioè, sembra una cosa, penso, è scritta o è improvvisata? No, improvvisata sarebbe impossibile. Ok. Sono tutte scritte, ci metto un pochino a scriverle, perché comunque devo cercare di trovare la frase giusta, detta con quel personaggio. Certo. Serve un pochino di tempo nel montaggio, perché deve avere un determinato ritmo. Poi, ora, ho cercato di inserire i sottotitoli, per cui, insomma, serve un pochino di tempo, però... rispetto a contenuti che si trovano, no, più elaborati, questi sono veramente molto semplici. Uno dei progetti che appunto state portando avanti, sul quale dedicate molta energia, appunto, è quello del cignale. Del, no? Cignale, eh? Sì. E allora vediamo il prossimo brano, che dovrebbe appunto entrare nel dettaglio di queste vicende. Vediamo. Sempre più frequenti gli avvistamenti dell'uomo cignale. In collegamento abbiamo un signore che sostiene di averlo visto. E l'uomo lì accoglie le olive, sento sfrasca, batto le mani per far casino, te lo vedo partì a tutto bordone, mandavamo le schioppettate. Secondo me era per forza un cignale mannaro. Cignale mannaro, così lo hanno soprannominato quelli che l'hanno visto. C'è chi accusa la bestia per la sparizione di un ragazzo, Dino, di Campocatino, che era nei pressi della zona di avvistamento e che però, ahimè, sono dei giorni che nessuno ha sue notizie. Ecco una ricostruzione al computer dell'uomo cignale. Grazie mille alla nostra inviata, che sarei io, si sconsiglia vivamente di andare nei boschi dopo mezzanotte, anche perché voglio vedere chi è dell'imbecille che a mezzanotte va nel bosco. Ma adesso passiamo alle notizie importanti davvero. E allora, tu, io so che ci ha portato... Pierluigi, c'è una sorpresa, prima comparsa televisiva, qua con noi abbiamo niente poco di meno che il cignale Mannaro. Eccolo qua, farà il suo ingresso, ci alziamo, e così eccoci. Siamo, prego, cignale, prego, Mannaro. Prego. Ecco. Allora, insomma, non morde, è uno scoop, non parla, un rumore lo fa, non so se... No, non so. Sì, l'ha fatto. Lui è, ma come, Riccardo, ma come no? Di Marzo. Levati la maschera. Qua, anche perché... Eccola lì. Buongiorno. Buon tutto, eccoci. Buon qua. Allora, quindi era lui nel filmato. Era lui. Aspetta, perché io sono incatenato. Me ne metto. Sì, ok, vai, bravo. Metto il microfono qui. Però non è da solo. Perché? Perché c'è anche l'altro ragazzo, che Jacopo Calabrò. Gli farei un bel applauso. Facciamo un bel applauso. Noi non abbiamo gli applausi registrati. No, fanno noi. Ciao Jacopo. Lui che fa? Che ruolo ha? Allora, lui è stato l'uomo più paziente, perché sì, è stato dietro la telecamera, quindi ha avuto una pazienza nel registrarci tutte le clip, nel montarlo. Quindi sei cameraman, cosa? Sì. Diciamo, aiuto regia, cameraman. Ho preso un po' tutti i ruoli che ci potevano essere. Sì, ruoli tecnici. Quello che c'era da fare si fa, sì, l'ha fatto lui. Sì, esatto. Ecco. Esatto. Tu invece qua hai dovuto sudare parecchio per... Sì, molto parecchio. Molto. Quindi, l'abbiamo girata anche la pelliccia, sì. Ecco. E il collo che lo... Vabbè, che l'abbiamo girata ad agosto, quindi era ancora più caldo e lui era tutto sudato, poverino. Gli avete voluto male. Sì, un po', perché voleva farmi dimagrire, però non ci è riuscito. No, non però si è divertito, no. Ti sei divertito a farci tantissimo. Vuoi fare il rumore che... Si vede, no. Senza maschera, no? Senza maschera. È un segreto. È un segreto anatomico di Ricky. Il fatto è che vi divertite, insomma, sì, voi a fare queste cose. Speriamo... Questo non è poco, e questo arriva anche a chi vi segue nelle serate, guarda nei video, chi vi cerca sui social. Speriamo, noi speriamo che si diverta. Si divertino, te volevi dire, ce l'avevo, eh? Si divertino come noi ci si divertiamo a fallo. Oh, è giù.
parliamo la lingua che capiscano tutti. Esatto, esatto. Va bene, anche perché va bene. Si sa solo bella. Appunto, no, geniale. Ci vediamo a a teatro un cappuccino. Giusto, certo. Mi aspettiamo anche te più Luigi. A teatro? Certo. Bene, dice quando e quando? Dove. Andrò sulla pagina di Jonathan Canini e scoprirò tutto. Esatto, vero? Esatto, tutto. Bene, ragazzi, grazie per essere stati qua con grazie, noi. Grazie a te, a voi di nuovo e noi ci vediamo come sempre alle prossime. Ciao. Grazie.